Konnichiwa, cari giappamici, e benvenuti voi qui nel canale. Sono come sempre GiappoGamer, benvenuti quest'oggi qui su Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, per continuare questa avventura incredibile, questo gioco di ruolo veramente spettacolare. Ovviamente devo ringraziare come sempre Media Koch Media Games che mi ha fornito il codice per portarvelo sul canale, ovviamente su PlayStation 4 al momento. E chissà cosa accadrà quest'oggi a Jack e al suo team di eroi. Ma come sempre vi consiglio quello di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Ok, allora eccoci qui. Siamo arrivati alla riserva distorta. E siamo belli carichi più che mai. Questo che è? Oh, ci siete voi? Assaggia il mio spadone. Mamma mia. Bei danni, bene, mamma mia. Allora, là, ho visto, eh. Che cazzo? Ah, sono sempre loro. Questo che cazzo sta sperando? Mi sa forse. Vediamo un po' che accade. Ah, ok, infatti, cambia il tempo. Cambia il tempo. Quindi adesso piove, qua cazzarola, ho creato lo stagno. E possiamo passare, bene. Allora là, che caspita. Sì, che caspita, è mega lupo quello. E becchi questo cagnaccio. Vieni qua, Jaguaro, prendi questo, vai così. Eh no, ma è un cazzo di portale, porca la miseria. E schioppa. Fammi esplodere questo portale. Oh. Bene così, bene così. Ok, bene, bene. Mamma mia, pazzesco questo videogioco, pazzesco. Ok, che ci sono le fate? Che caspita? Elementare idrico. Ah, che scra... che spalle. E che caspita? Non svolazzare. Chissà dove, bastarda maledetta. E crepa. Continuiamo, continuiamo. Ottimo lavoro. Beh sì, in effettiva, ottimo lavoro. Ah, c'è un tesoro, c'hai, cioè, vediamo un po'. Crepata, mamma mia. E vediamo un po' il tesoro, vediamo un po' il tesoro. Ok, quanti spartani? Livello 25. Oh, ma vieni qua, esserino, fatti beccare. No, Chiactus, vieni qua. Che fai, attacchi? Vai, prendilo, prendilo, prendilo così, così. E fatti beccare. Vai così, vai così. Ingenai. Classe migliorata, beccature. Una sorta di jolly, mettiamola così. Bene. Corso Sagin. Peccato, alle spalle. Ok. Beccato pure lui. Ok,
No, non cadiamo. Vai. Per tornare indietro? Ma che qua non c'è nessun passaggio? Eh no, c'era il passaggio. No. Ora non si può scendere. No, che cazzo. Infatti. No, non dico che siamo crepati. Sì, siamo un po' crepati. Ok, bene. E da dove caspita si passa qua, cazzarola? Vabbè, tocca tornare indietro per forza, cazzarola. Ok, vediamo un po'. Ah no, ma forse vediamo un po'. Giriamo un po' la giornata, va? Mettiamola sul bello. Qua si può salire. Vai amico mio, vai così. Che agilità, vediamo un po'. Adesso magari si può passare? Ecco, ok, adesso si può passare. Bene così, vai così. Ma infatti mi pareva strano, eh. Bisogna ascoltarli gli amici. Mamma mia, in che grotta siamo finiti. Ok, c'è il nemico alle spalle. Alle spalle, bastardi. Vai così, cristallizzati. Bene così, bene così. Eh no, qua c'è un altro. Che c'è? Pure un tesoro, sì. Vai così, beccato. Crepa, crepa. Dacci qua, dacci qua. Lascia da guerra. Di livello 25, bene, bene. Passiamo per di qua. Che sono i pipistrelli? Ok, qua si risale, vediamo un po'. Ok, siamo in un'altra zona. Sì, direi di sì, ok. Allora, lì c'è un altro tesoro, ci sono due mostri. Vediamo un po'. E fatti beccare Arpia. Questo è l'inventario del fuoco, igno. Vai così, crepa pure tu, bestiaccia. E apriamo qua. Ok, tacci. Dovrebbe essere una sorta di katana il tacci. E procediamo per di qua, va? Poi per di qua, vediamo un po'. Mamma mia, che altra grotta. Che troviamo qua? Il bue e l'asinello ci stanno. Oh, vai così, possiamo riposarci. Bene così, bene così. Vediamo un po' anche di migliorare e migliorabile. Avevo visto che ci siamo, l'evoluzione delle classi. E vediamo un po', allora, Ronin. Ok, direi di sbloccare logoramento inflitto con abilità. Più 5,1%, non 5,0, 5,1. Vai così. Poi il mago pure. Vediamo un po'. Spirito magico. Sblocchiamo questo. Guardate, spadaccino, come siamo messi? Ok, abbiamo finito. Ronin sta così. Lottatore sta così. Falciatore. Ce ne vuole un po'. Il mago
così. L'assalitore e il lanciere. Ok. Vediamo un po' di curare un attimo la tattica. I nostri amici. Come hai visto, la fine di classe è 80% spadaccino. Mamma mia. La Claymore, vediamo un po' di livello 24. Abbiamo trovato anche un'ascia. Livello 28. E poi c'è questa livello 24, affinità 18%. Aggiudicata, ok. Anche se ci sta questa qua di 28, ma va bene così. Poi il ca maschera della vendetta di livello 26. Però la bandana selvaggia è quella che c'ha l'affinità maggiore. E noi la mettiamo. Poi cappotto del mago. Il completo della vendetta di livello 27. Beh, 21, 18, va bene, ok. Perché no? Paramani selvaggi, manopole striate, guanti del mago 25%. No, i paramani selvaggi difendono meglio, va. Pantaloni stregoneschi. Vediamo un po'. Braghe. Di livello 26 aggiudicati. Calze devote. Stivali striati. Ritorno un po'. Ma sì, va. Ok. Jack sta messo bene così le tattiche. Vediamo un po'. Vabbè, ok. Passiamo agli altri. Esce come sta messo. Guantoni killer. Vai così con i guanti spartani livello 25. Bene così. E mi sono sbagliato. Sono dimenticato di Geddo. O Jed. Sono chiamato come imparare a voi. No, ok, invece no. Non c'ha bisogno di aggiornamenti lui. Forse Lusbergo? Beh, direi di sì. Livello 24 è sicuramente superiore al livello 13. Le manopole. Ok. Stivali. Quelli c'è la Jack. Vanno bene. Vanno bene questi livello 18. Ok, bene così. Formazione, cambia assetto, inventario. E ok, bene così quanto riguarda quest'oggi questo appuntamento con Stranger of Paradise, ottimo così. E ok, cari giapponesi, eccoci qui nella schermata dei titoli di questo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Allora, anche questo episodio numero 13 della serie ovviamente termina qui, sperando che vi sia piaciuto di lasciare più like possibili, quindi commentate, spolliciate, condividete. Ovviamente devo ringraziare come sempre la mia Koch Media Games che mi ha fornito il codice per portarvelo sul canale. Questo Stranger of Paradise è veramente stra spettacolare. Come sempre vi invito anche a seguirmi sui vari social, come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Mi raccomando, basta scrivere JappoGamer e mi trovate agevolmente. In più, come sempre, vi consiglio anche di seguirmi sul mio blog all'indirizzo jappogamer.home.blog. E allora, cari giapponesi, vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui, vi abbraccio forte dal vostro Giappogamer, per il momento è tutto, matane e i prossimi episodi!